Ho dimenticato le bollette. Ma buongiorno, è da tanto che non faccio un vlog e sono stuccata. Mi sono appena vestita e oggi è una giornata molto tranquilla. Tra l'altro non mi andrò a truccare. Ho appena, vabbè, fatto skincare, ho lavato i denti e tutto. Vado giustamente del puro cacao e a fare un po' di sopracciglia e mascara, ma non andrò a fare la base perché voglio proprio far respirare la pelle. Mi va di farla respirare. Quindi appunto andrò giusto a fare un po' le sopracciglia, ma una cosa molto naturale. Oggi tranquilla, giornata tranquilla, anche perché ieri ho festeggiato il mio compleanno. Ti parte chiusa parentesi. Diciamo che per chi è nato nella settimana di Sanremo, i compleanni sono sempre stati caratterizzati dal rimandare il più delle volte, non sempre, ma il più delle volte. È sempre stato così il mio compleanno, c'è cioè sempre stato Sanremo di mezzo. Vabbè, e quindi appunto ho rimandato fino a tipo ieri che era domenica, e questa settimana devo festeggiare anche con gli amici perché c'era tutto Sanremo, quindi vabbè. Anche perché devo uscire a mangiare, quindi non si poteva uscire nella settimana di Sanremo, se guardi Sanremo. Non è un periodo che non mi vengono le sopracciglia. Comunque, oggi giornata easy in casa, devo anche andare a fare la spesa, che sono praticamente vuota, ma nel vero senso della parola non ho più niente in casa. Perché io faccio la spesa ogni 2 settimane. Vivendo da sola riesco a gestirmi andando 2 volte alla settimana, poi vabbè, ovvio, se proprio proprio mi manca qualcosa, ovvio che vada, che non vado, però quella spesa grande riesco a farla ogni 2 settimane e quindi appunto devo andare a fare la spesa. Credo che andrò ad Esselunga, che è uno dei miei supermercati preferiti, e quindi appunto andrò a fare la spesa. E poi vi faccio vedere cosa ho comprato, che avevo fatto vedere alcuni video, poi non ho più fatto queste cose, mi sono sempre accantonata con il canale, non ho più, non lo uso da veramente tanto, ho pubblicato ogni tanto, però volevo proprio fare un vlog, quindi vediamo perché non farò della giornata che lo facevo, e quindi appunto, solo che adesso devo pulire casa perché fa schifo. Ah, di mascara sto provando questo qui, che è lo Sky Eye, ma quello nero. Vi giuro è molto più bello, molto più intenso rispetto a quello normale. Non me lo aspettavo. Fate conto che non ho delle mega ciglia, quindi non potrà essere un effetto wow, però diciamo che c'è l'effetto wow. E oggi devo pulire appunto casa, cioè adesso mi trucco un attimo giusto così, così me lo sono già pronta, e poi appunto pulisco casa. Sono vestita per me, cioè c'ho su un maglione e i pantaloni della tuta, più che altro perché volevo essere il video presentabile. E appunto andrò a pulire casa e che inizierò dal bagno perché è quello che necessita più di tutti. Ebbene sì, e quindi appunto oggi giornata pulizia, spesa e basta. Cioè proprio giornata molto tranquilla, sarà un vlog molto tranquillo. Appunto, si fa un trucco un po' più definito, secondo me l'effetto è molto meglio. Aia. Tra l'altro, voglio parlarvi anche di questo qui, che oggi non andrò a mettere perché appunto non sono una base, non ho niente. Però vi giuro, molto buono e duraturo, cioè fa durare veramente tanto il make-up, che è il Prime Fix di Kiko, che è un, vi leggo la spiegazione, sprevistante, rinfrescante, basta, agitare bene prima dell'uso. E anche il profumo è molto molto buono, molto piacevole. Tra l'altro non andrò a truccarmi, ma vi voglio consigliare 2 prodottini di Shiglam, perché finalmente, alla fine, ma perché io voglio dire praticamente 300 parole in una, e poi succede questo. Ho preso 2 prodottini di Shiglam, il contour, che è il Snatch and Fine Stick, questa è colorazione Golden Sun, che
che è quello appunto in stick in crema. Mi piace un sacco, vi giuro, mi piace, un effetto molto naturale, mi piace un sacco. E poi ho preso il famosissimo blush di appunto She Glam, che è il Rose Ritual, il Color Blossom Liquid Blush, che appunto è lui. Che oggi non andrò a mettere perché voglio stare neutra sul viso. Tra l'altro voglio farvi notare che mi stanno ritornando i capelli del 2019. Lunghi, perché li avevo tagliati a fine 2019, poi li avevo sempre tenuti corti. Non sono più riuscita a farli crescere perché poi tra colori e decolorazioni, e finalmente li sto allungando, tenendoli tagliati, curati, maschere, tutte queste cose qui. Niente, ora vado a lavare casa. Tra l'altro c'è anche il letto disfatto, fortunatamente, cioè potevano farlo vedere perché non si vedeva, cioè sembrava fatto. Però devo andare anche a fare la lavatrice e andiamo a pulire casa insieme. Aiuto. Ne ho fatto, rimango qui e li guardo.
con aspirapolvere dietro, mi sono seduta ora sul, vi giuro, ho ripreso qualcosa ma poi veniva troppo una cosa, cioè non riuscivo a, io non so come fanno chi riesce a registrarsi e a filmare, perché no, è troppo, cioè o mi impegno a pulire o mi impegno a registrare, cioè tutte le cose insieme, no. Cioè, potrei, ma sinceramente ci allungavo troppo adesso, non voglio, un vlog easy, non volevo che diventasse una roba, c'ho ancora i capelli legati. Ho pulito tutta casa, mi sento molto soddisfatta, cioè vi giuro, la pace, cioè proprio la serenità, quando c'è la casa tutta pulita, adesso devo spruzzare il profumo, perché io ho finito di lavare, anche se c'è il buon profumo di pulito del detersivo per i pavimenti, le priorità a 30 anni. Devo passare, devo spruzzare un po' di profumo perché mi piace così, o forse accendo una candela, non lo so. Comunque, ho finito, mi sono stampata qua, mascara. Vabbè, priorità, non ho ancora neanche mangiato ed è l'una, però vi giuro mi è arrivato tutta la mattina per pulire e ora mi sento proprio bene, posso mangiare con calma nella mia casa pulita, cioè con le priorità. Vado a mangiare. Ben ritrovati, sono appena arrivata a casa, vi faccio vedere cosa ho comprato. È una spesa che mi dura 2 settimane, quindi direi di partire subito. Parto con Scottex perché l'ho finito oggi, cioè non è che l'ho finito, ho preso tipo notte, l'ho ripreso la ricarica. Poi ho preso pizza, Ital Pizza, questa qui buonissima, margherita sfiziosa, non l'ho mai provata questa, ma ho provato questa qui che è buonissima, perché era un'altra. Quindi loro due. Poi ogni tanto mi va a mangiare i cereali, quindi prendo questi qui. Tra l'altro hanno fatto quelli al cioccolato al latte che è il mio preferito, quindi ho preso loro. Misto benessere contorno con broccoli, cavoli, cavoletto di Bruxelles e cavolo romanesco, vero? Credo, vabbè, quello. Poi sempre colazione cornetto classico. Poi ho preso, avevo finito il sale marino, alimentare ovviamente, questo qui, tanto uno vale l'altro di quelli. Grana padano indispensabile, sempre in casa mia, da sempre per sempre grana padana. Poi ovviamente spaghetti, poi basta, avevo anche altro, però ho preso gli spaghetti. Colazione sempre ho preso questi biscotti qui perché sono in una serie TV su Mediaset Infinity e praticamente la pubblicità che mi esce continuamente è di questi biscotti qua. Ho detto adesso la prima volta che devo fare la spesa li compro perché c'è il destino che devo mangiare questi biscotti. Poi ho preso questo pane perché io non mangio tanto pane, però ogni tanto magari mi piace, e ho preso questo qui pane morbido in cassetta che così rimane, che esiste, ai 6 cereali nell'S lunga. Ah, sono andata all'S lunga, non so se l'ho detto nell'arco della giornata, però sono andata all'S lunga. Poi ho preso un povero arrosto di fese di tacchino, una busta, questi qui. Sappiate che non ho preso carne perché non mi andava di mangiare carne e quindi per queste settimane, a meno che mi venga una voglia improvvisa, ma sto cercando di ridurre, dopo aver mostrato questo, però di ridurre il consumo di carne, non che io ne mangiassi tanto, anzi sinceramente non ne mangio, mi piace di più tipo soia, hamburger vegetali così, però appunto sto cercando di diminuire veramente il più possibile. Poi ho preso 3 litri di latte, questo qui a lunga conservazione, senza lattosio, dell'S lunga. Poi ho preso, allora, ceci, questi qui comodi tra l'altro perché sono nel contenitore quello di carta. Io penso di amare i ceci, cioè il mio legume preferito. Poi ho preso 2 zuppe già pronte, questa con zucca e castagne, mentre questa con legumi e cereali, giusto? Sì. E una busta è andata, sì, io vado all'S lunga con la busta del carrefour. Perché quelle dell'S lunga sono mignone, devo tipo farne 3 o 4, perché sono proprio piccole, quindi vabbè, chi se ne frega. Poi ho preso questi 4 burger vegetali surgelati a base di soia. Questi qui. Volevo prendere le polpettine val soia, ma non c'erano. Un'altra cosa buonissima, vi giuro, se andate all'S lunga, è questi crostini ai 500. Mi
piacciono i 5 ciocani. Però questi qua, che sono tipo quelli della Buitoni, mi sembra. Oh, so che ci sono originali, ma questi qua di Nessuno sono buonissimi, quindi li ho ripresi. La ricarica dell'ammorbidente, questo qui mi piace un sacco, è l'Intense Care, che vi giuro ha un buonissimo... Non l'ho aperto, sono stata molto brava. Per forza lo so, lo conosco a memoria. Comunque ho preso lui, mi piace veramente tanto. Perché prendo le ricariche perché mi è comodo. Ah, qua lo scontrino. Dopo vedremo. Assorbenti femminili, questi qua erano strane offerte, cioè quando trovi gli assorbenti in offerta prendili. Linee scotone, perché avevano offerta questi linee scotone, quindi ho preso questi. Tanto con tutto il riciclo del riciclo. Poi ho preso questi ravioli di carne, cosa di carne che c'è in questa spesa. Poi passata di pomodoro, questa è lunga. Avevo finito lo zucchero, questo qui fino. Poi ho preso la carta forno. Maionese, perché ogni tanto mi piace una cosa schifettuola così. Poi yogurt greco, sempre dell'Esse Lunga, al caffè. Sempre dell'Esse Lunga, ricottina senza lattosio. Poi ho preso due prodotti viso perché li sto per terminare, cioè... Sì, uno l'ho buttato via perché era scaduto, non mi piaceva, era lì. Quindi l'ho ricomprato, che ho preso questo, della L'Oreal, che è un siero rivolumizzante concentrato occhi. L'ho provato un sacco. Mentre poi ho comprato questo siero all'acido ialuronico idratante di questa linea che si chiama Babaria. Non so da dove arriva. Dalla Spagna. Vabbè, buono. Vediamo se è buono oppure no. Poi ho preso gli spatzol della nonna, non so, erano in offerta, è una vita che non li mangio. Insalatina questa qui. Poi stracchino nonno nanni. Uova. Poi ho preso due zucchini, che uno me lo berrò adesso, uno limone zenzero, scorza d'arancia, una sorta di limonata, e poi mela, carota e zenzero, 100% frutta e verdura. Questi qua, buonissimi questi, veramente buoni. Costano un po' un rene, però. Sono entrati i pomodori, invece no. Ho preso, scusate per questa plastica, ma l'uva. Questa qui è quella senza semi, perché io odio l'uva con i semi, cioè la odio. Quindi prendo solo quella. Non so neanche che periodo, però mi andava l'uva, non so perché. Poi ho preso le cimette di cavolo nero per fare le chips. Poi ho preso zucchine giganti, le lunghe sono giganti. E infine una melanzana. Ne do una. E anche qui finish. Anzi, facciamo così. Secondo voi quanto ho speso per tutta questa spesa che ora vi giro? Anzi, facciamo così. Allora, per tutta questa spesa, tutta questa, quella che vi ho mostrato, ho speso questa cifra. €107,96 per due settimane, direi che è top. Ora metto via tutto, perché non vi riprendo, perché tanto io devo incastrare bene tutto, devo riordinare, e metto tutto, poi vediamo un po' cosa mangiare di merenda, anche se berrò il succo e magari mangio qualche chicco d'uva, perché mi va troppo, quindi vediamo cosa.